Grazie a voi per l'introduzione, grazie dell'invito. Sì, ritorniamo alla clinica, diciamo, ritorniamo all'inquadramento del paziente. E la neurofisiologia, l'elettrodiagnostica ci può aiutare appunto a un corretto inquadramento del deficit di un paziente. Innanzitutto ci può confermare che un deficit presentato sia di origine periferica, o diciamo ci può indirizzare verso altre diagnosi, cioè verso un deficit centrale o anche funzionale. Nel quadro di un deficit appunto da una visione periferica ci può differenziare il punto di danno, cioè se sia a livello del tessuto spinale delle corna anteriori o se sia a livello della radice del tronco o del nervo più periferico. Localizzare i muscoli colpiti e quindi correlare un deficit di forza a un danno neurofisiologico, determinare il grado di deficit, quanto la radice o il nervo siano interessati, e fornendo una prova appunto della denervazione, del fatto che gli assoni stiano degenerando, o nelle fasi poi di recupero fornire la prova di una reinnervazione, di processi di rigenerazione. E inoltre differenzia tra malattie focali, tra un interessamento di un nervo in un punto o di una radice o di una malattia più generalizzata come una polineuropatia, e poi di malattie fornisce la prova di malattie della giunzione tra un nervo e un muscolo, quindi di malattie della placca. Ci ha detto il collega appunto quali sono i sintomi di una radicolopatia. Sicuramente il sintomo principale è il dolore. Il dolore è una condizione, diciamo, costante. Il dolore però deve avere una distribuzione, cioè deve distribuirsi all'atto secondo il territorio di distribuzione della radice. E questo è importante valutarlo all'inizio. E anche i deficit sensitivi e motori devono rispettare la distribuzione della radice e la protezione dei ripesti, appunto ce l'ha fatta vedere, è importante. L'esame obiettivo del paziente è un presupposto all'indagine neurofisiologica, cioè dovrebbe essere preliminare all'indagine, solo in questo modo si può valutare correttamente il paziente. E il dolore deve appunto va lungo tutto il territorio di distribuzione della radice o delle radici interessate, mentre il deficit sensitivo è più limitato. Questo perché la sensibilità tattile, il territorio di distribuzione delle radici nella sensibilità tattile sono molto più sovrapposti, per cui l'area poi di ipoestesia tattile è veramente molto limitata, e per l'interessamento di una radice spesso è anche difficile da diagnosticare, da rilevare. E questo ve l'ha già fatto vedere il collega, anche questi sono i movimenti, i riflessi, se vengono interessati delle radici che entrano in un riflesso osteotendineo vanno valutati e vanno confrontati tra i due lati. Quindi l'elettromiografia che scopo ha in una radiografia? Quindi escludere una lesione più distale, cioè che la lesione non sia della radice ma del nervo periferico. Confermare l'evidenza di una lesione radicolare, cioè io appunto ho questa risonanza con una crosta ernea, ma è un paziente che non muove un atto, ma c'è una lesione dell'assone oppure no? Cioè, il deficit è solo sensitivo, lui non lo muove perché c'è una lesione del nervo motore oppure no, e individuare quali radici sono interessate, perché come ha detto il collega, a livello lombosacrale non c'è una corrispondenza diretta tra il livello di erniazione e il livello radicolare, perché il midollo spinale finisce le due. Le radici escono poi dai rispettivi forami a livello sottostante, ma un'ernia a un livello può comprimere delle radici sovra sottostanti o anche più radici insieme.
E quindi l'interessamento della radice, di quale radici sono interessati, noi lo possiamo valutare con l'elettromiografia. Prima di tutto l'esame neurofisiologico parte con la neurografia, cioè con lo studio delle velocità di conduzione nervose, sensitive e motorie. La neurografia sensitiva in una radicolopatia deve essere normale. Perché? Perché l'ernia comprime la radice prima della cellula sensitiva, cioè la cellula che sta nel cambio sensitivo continua a essere vitale, quindi il nervo conduce perfettamente il nervo sensitivo, però io ho il deficit sensitivo o io ho il dolore. L'integrità delle fibre sensitive permette di differenziare una radicolopatia da una lesione di un nervo periferico, cioè dalla radice in poi, quindi del plesso e del nervo. La neurografia motoria spesso è normale, soprattutto se l'interessamento è di una radice, è difficile trovare qualcosa. Se l'ernia è grossa, se fa degenerare molte fibre, noi abbiamo una riduzione dell'ampiezza esponenziale, cioè queste non ci sono più fibre che conducono al muscolo, io riesco a evocare una risposta motoria più piccola del controllato naturalmente. Quindi un esame di più nervi e anche un esame fatto a tutti e due gli arti è essenziale per un corretto inquadramento. Quello che si è tentato di fare e di studiare proprio la conduzione della radice. Però questo è molto difficile perché è molto prossimale la radice. Si studiano degli arti riflessi, cioè io stimolo un nervo sensitivo, tutta la via che arriva al midollo, il ganglio, il midollo e ritorna sull'arto. Questa è in realtà l'unica risposta adattiva che studiamo agli arti inferiori, è il riflesso H. Che parte quindi dal tibiale, va nel ganglio dorsale e ritorna. Questo è l'unica tipo di indagine che studia proprio quel segmento nervoso sensitivo preganglionare che è impossibile da studiare in altro modo. Sarebbe utilissimo se fosse specifico, cioè purtroppo studiamo solo una radice. E può essere alterato anche in altre malattie, cioè qualsiasi interruzione, a qualsiasi livello di questo lungo arco riflesso può darmi delle anomalie del riflesso, quindi è poco specifico. Se c'è da una parte e non lo trovo dall'altra, già posso dire che con grossa probabilità c'è una sofferenza della radice di S1. Un altro tipo di risposta è la risposta F, che è veramente questa risposta di un gruppo di motori neuroni. Io li stimolo nel nervo periferico, questi motori neuroni spinali mandano questo segnale riverberante che io registro sempre dal nervo. Questo studia solo le fibre motorie e anche questo non è molto specifico perché è molto lunga la via di studio. Però diciamo una differenza di risposta tra i due lati è significativa. Sicuramente l'esame più specifico è l'elettromiografia. L'elettromiografia diciamo, studia sia l'attività a riposo del muscolo che l'attività durante sforzo. L'attività a riposo di un muscolo normale è assente, cioè un muscolo con l'ago dentro, io non dovrei registrare nessuna attività, tutte le cellule sono a riposo. Se registro un'attività, vuol dire che c'è qualche alterazione, che le cellule non hanno più un'innervazione efficace. Durante sforzo la valutazione cambia nel tempo, mentre all'inizio quello che io vedo è che il fatto che di avere meno fibre nervose che lo innervano fa sì che le cellule rimaste, le unità motorie rimaste, si attivino con una frequenza maggiore, no? Questo è un incremento nella frequenza temporale di scarica delle fibre, man mano che invece il tempo passa, queste unità motorie si riarrangiano per fenomeni di rigenerazione, di sprouting, si rimodellano e quindi vedo unità motorie più grandi e che scaricano in tempi più lunghi. Quindi questi sono
quadri acuti e cronici di lesione neurogena. L'elettromiografia è in grado di evidenziare una perdita di assoni, anche di pochi assoni, quindi di vedere di rilevare lesioni assonali anche di lieve entità, con il rilievo di potenziali di fibrillazione, potenziale di fibrillazione e pneumonico di una lesione assonale recente. Li trovo almeno a distanza di 2 o 3 settimane dall'evento, quindi è inutile cercarli subito dopo. Io non muovo da ieri questa gamba e ho il dolore. L'esame elettromiografico deve essere negativo. Se non è negativo, vuol dire che il danno ce l'avevo già, perché la fibrillazione, la degenerazione e il tempo di degenerazione dell'assone prima di 2 o 3 settimane, l'esame deve essere negativo se devo valutare una lesione acuta. Man mano che veramente il tempo passa, il muscolo viene reinnervato, vengono reinnervati prima i muscoli più prossimali rispetto a quelli distali. Io la fibrillazione la trovo più a lungo nei settori più distali, mentre nei settori prossimali scompare prima. E man mano passa il tempo, dopo 2 o 3 mesi, vedo non più i segni di lesione acuta, quindi la fibrillazione, ma i segni cronici di rimaneggiamento. Quindi l'elettromiografia d'ago è sicuramente l'esame più sensibile per la diagnosi di radicolopatia. E la denervazione dove la vado a cercare? La vado a cercare sia nei muscoli degli arti innervati da una radice, e la devo trovare in almeno 2 muscoli innervati da una radice per dire che è significativo, e poi la vado a cercare nei muscoli paravertebrali, anche se, siccome sono molto prossimali, sono quelli in cui la fibrillazione scompare prima, quindi mentre rimane agli arti, nei paravertebrali può scomparire prima e può esserci fibrillazione in pazienti che per esempio hanno subito degli interventi a livello della colonna. Se l'ernia ha dato una compressione di una radice e con una lesione solamente leminizzante, cioè c'è solo un sovvertimento della guaina, ma non c'è una degenerazione degli assoni, in questo caso l'elettromiografia può essere negativa, cioè io non vedo non lo posso rilevare un danno degli assoni perché non c'è, però il deficit motorio deve essere piccolo e sappiamo che andrà bene, cioè non può rimanere un deficit motorio da demenizzazione. In questo caso l'elettromiografia può risultare normale, appunto. Quindi allora, cosa devo cercare con l'elettromiografia? La fibrillazione nei muscoli, quindi queste attività spontanee delle fibre muscolari denervate, abbiamo detto prima di compare prima nei muscoli prossimali, poi quelli distali, scompare con lo stesso gradiente. In fase acuta trovo quelle unità motorie che scaricano in maniera accelerata per compensare il fatto che sono di meno, man mano che si riavvicinano in 2 o 3 mesi ho questi potenziali più grossi che durano di più. Quindi devo esaminare più muscoli che vengono innervati da diversi nervi in modo da definire quale sia la radice interessata e differenziare un danno da lesione del plesso del nervo o da lesione della radice. Nel territorio in cui c'è la sofferenza neurogena, il potenziale sensitivo, abbiamo detto, deve essere normale. Solo in questo modo posso dire che un danno della radice e non del nervo. Quindi il problema è che c'è un gruppo di pazienti in cui c'è una radicolopatia definita, quindi con una confluenza di dati clinici e di imaging, ma praticamente l'elettromiografia è negativa. Perché? Abbiamo detto, o perché viene compressa solo la radice dorsale, quindi quella sensitiva, e non c'è un danno delle assoni, però in questo caso appunto la sintomatologia deve essere essenzialmente dolorosa, cioè devo avere un dolore, magari anche una lieve ipossia
sia, ma non un deficit di forza. Oppure praticamente la lesione appunto demineralizzante, diciamo c'è stata un'interruzione della guaina senza dare un danno dei nervi, degli assoni, o è troppo presto. Quindi stiamo attenti a questo, cioè nel senso il tempo per l'elettromiografia è importante. Oppure sono le radiografie molto alte, di L1 e L2 non hanno una rappresentazione numerica degli arti inferiori e non riesco a esaminarli. Quindi, per concludere, quindi sicuramente non possiamo aspettarci che tutti i casi in cui c'è dolore l'elettromiografia sia positiva, o perché la risonanza mostra un'ernia l'elettromiografia sia positiva. Però l'elettromiografia fatta in tempo utile aiuta a dire se il deficit motorio veramente sia reale, se è di che natura sia, se sia dell'interruzione in quale via, e se sia recente o meno, datare più o meno l'insorgenza del deficit, e nelle fasi di follow-up fornire una prova della rinervazione. Naturalmente in questo modo riusciamo anche a escludere altre patologie concomitanti o alternative, diciamo.